Buonasera a tutti da Pandilettere YouTube Live. Oggi siamo qui con la scrittrice, poetessa, attrice e direi anche giornalista Mariuccia Piera. Buonasera, Mariuccia. Buonasera. Buonasera Lara, buonasera a tutti i nostri amici che in questo momento sono in diretta insieme a noi. Quindi ben arrivati, ben trovati e speriamo di farvi passare qualche minuto in piacevole compagnia. Senti, ci vuoi raccontare in primo luogo il tuo percorso come scrittrice, che direi che è molto ricco, nutrito? Allora, il mio percorso come scrittrice, se vogliamo iniziare proprio da quando ero piccolissima, io ho sempre amato intanto leggere, che è la prima cosa, perché se non si legge, quindi se non si acquisisce anche un tipo di approccio con la parola scritta, è difficile poi cimentarsi negli scritti. Quindi io ho amato moltissimo sempre leggere e fin da bambina mi piaceva scrivere, ma non scrivere poesie, come si potrebbe immaginare, di solito insomma ci si cimenta in questo settore, soprattutto quando si è adolescenti. No, io volevo scrivere romanzi, neanche racconti. Proprio ero partita 8 anni, parlo, quindi voglio dire, facciamo questo passo indietro. Avevo 8 anni e desideravo scrivere romanzi, quindi è proprio dagli inizi. E poi, mano a mano che sono andata avanti con gli studi, ho acquisito anche altre conoscenze perché ho frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica, quindi ho avuto molta dimestichezza con i testi teatrali e lo studio dei testi teatrali mi ha aiutato a essere asciutta, sintetica nella scrittura e quindi questo poi mi ha portato a diventare una giornalista, che come sappiamo i giornalisti hanno la necessità di condensare in poche righe un mondo, possiamo dire. E da lì poi mi sono avvicinata alla poesia, quindi la poesia è stato un passo successivo. Prima di tutto io amavo scrivere, ma scrivevo solo per me. Poi quando ho cominciato invece a diventare più grande, naturalmente, allora la mia vocazione, chiamiamola così, perché in realtà poi la scrittura è una vocazione, perché non si smette mai né di imparare né tantomeno di scrivere, è andata avanti e quindi ho cominciato a scrivere. E ho iniziato con un saggio che mi fa piacere di citare oggi, perché oggi è il 27 gennaio, quindi la giornata della memoria. Io ho scritto un saggio su Mafalda di Savoia. Mafalda è la principessa che è morta a Buchenwald. Mafalda era sposata con un principe tedesco e questo però non le ha garantito l'immunità ed è stata presa come ostaggio da Hitler e dopo un anno di permanenza a Buchenwald è morta in quel campo. Quindi oggi, ricordando lei, ricordiamo anche tutte le vittime della Shoah, che appunto nella ricorrenza della memoria, ma non dovrebbe essere soltanto oggi, dovrebbe essere ogni giorno dell'anno, ricordare che ci sono ingiustizie, che sono soprusi e che la libertà non è un bene acquisito, ma bisogna lottare per essa ogni momento della nostra vita, per avere un mondo e consegnare un mondo, diciamo, più giusto, quello che speriamo di avere in un futuro, anche se i tempi sembrano piuttosto cupi, direi, con fosche prospettive, ma noi cerchiamo di essere ottimisti. Lara, non ti vedo più, non so se sono io che non. Sembra Ah, ecco. spazio a te anche perché No, stavi come parlando. vedete, non sono molto tecnologica, infatti, non sono riuscita a collegarmi con il computer, sto parlando attraverso il telefonino che ormai sappiamo che fa di tutto e di più, quindi per fortuna abbiamo questo escamotage, quindi su questo possiamo andare avanti. Ecco, Dicevo, questa devo è, dare diciamo. spazio a te perché stavi parlando di un saggio in relazione alla giornata di oggi, perciò era di Certo. fondamentale importanza. E Grazie. ora ti vorrei chiedere invece che cos'è per te la poesia che va poi nella direzione della quale hai parlato fino a questo momento, però.
Beh, la poesia è veramente un passaggio dell'anima, vorrei dire, perché non si può scrivere poesia ogni giorno, non può diventare un mestiere, anche se si dice il mestiere del poeta, ma la poesia è fatta di impulsi, è fatta di momenti, è fatta di tante percezioni. E che poi tutte questi elementi confluiscono e si trasmettono nella pagina scritta. Quindi è un processo molto, molto complicato, secondo me, ma è un processo che poi si esemplifica in poche righe, perché si riesce a descrivere o a comunicare una sensazione, un pensiero, un'opinione attraverso le righe della poesia. E quindi diciamo che è un approccio molto, molto delicato, ma nello stesso tempo arriva in un momento magari che non ci si aspetta, mentre si sta guardando anche distrattamente una strada, si sta sfogliando un libro, un giornale, e qualcosa colpisce l'attenzione. E lo rielabori attraverso la sensibilità, attraverso quello che nel momento ti senti di dire, di far partecipe gli altri, ma nel momento in cui scrivi non ti rendi conto di questo, te ne rendi conto dopo, quando devi limare il testo, devi aggiustarlo, devi compiere determinate opere per farlo poi diventare un testo fruibile, che non è soltanto più tuo, ma diventa un testo che è dedicato agli altri. E quindi la poesia è forse un colore, ma che ne ha tanti, anche perché poi sappiamo che il colore in realtà non esiste in sé, è la vista che ci offre questo, attraverso il prisma del cervello, e quindi di tutti i vari stimoli, ci dà tutta una serie di sensazioni. Quindi la poesia è un po' questo. È un discorso forse complicato, ma direi che quello mi suggerisce, almeno in questo momento, la scrittura della poesia. Grazie per questa bellissima descrizione. E ora ti chiederei di leggere una tua poesia, la poesia Eden, seconda classificata al premio Il Grido della Selva. Allora, la malinconia del ramo fiorito è nella sua solitudine. Spunta da roccia arida, tra campi riarsi, zolle brulle, ciottoli di strade calpestate da passi negligenti. Come lui, altri semi piantati dalle dita del vento, dalle ali di piuma, germogliano silenziosi, tenaci, invadendo spazi impensati, canzonieri d'amore alla vita, resistenti contro il tutto e il niente, memoria di ancestrali evoluzioni, strati su strati di assetti geologici, legame sottile, invisibile dell'uomo alle sue radici. Chiedono cura, rispetto, sono gli occhi della terra. Messaggeri disarmati vengono in pace, capaci di scendere in guerra, davanti a incuria e indifferenza. Il ramo fiorito è un'arma potente. Un giardino trasforma in Eden l'esistenza. Grazie Mariù. E ora vi voglio Grazie. leggere il mio giudizio su questa splendida poesia. Eden di Mariù Sapir è una poesia raffinata e potente al tempo stesso. Si apre e si chiude con l'indimenticabile immagine del ramo fiorito, che all'inizio sembra fragile, con la sua malinconia, ma alla fine rivela tutta la sua forza, si fa addirittura arma potente. Ma un'arma pacifica per combattere l'incuria e l'indifferenza. Natura ed essere umano si confondono grazie a un sapiente uso della personificazione che consente un ritorno alle origini, trasformando in Eden l'esistenza umana. Ora, vuoi aggiungere qualcosa su questa splendida poesia?
No, tu hai fatto un esame molto, molto accurato e quello che poi anche viene fuori è quanto l'uomo, quindi il nostro essere viventi, sia collegato, sia connesso alla natura. Noi non siamo nulla senza la natura, mentre la natura potrebbe sopravvivere se non ci fosse l'uomo, e abbiamo visto negli ultimi decenni quanto l'uomo sia stato un devastatore di questo meraviglioso paradiso, di questo giardino, di questo Eden che ci è stato affidato. E quindi affidare un prezioso carico di questo genere vuol dire avere cura di questo Eden, e invece noi non ce ne siamo occupati. Quindi, da questo punto di vista, la mia poesia vuole anche porre l'attenzione, come hai giustamente sottolineato tu, sul mondo che ci circonda, sul mondo della natura, che non è stato preso in carico dall'uomo per essere distrutto, ma semmai proprio per conservarlo, perché senza la natura noi siamo nulla, ci dà da mangiare, ci offre un riparo. E poi consideriamo che per i poeti la natura è una enorme fonte di ispirazione. Se non ci fosse la natura, se non ci fossero i tramonti, le albe, il mare, le nuvole, la pioggia, anche le tempeste, tutto questo concorre, tutto contribuisce a farci capire, a farci entrare in contatto con la natura, e da lì poi il gradino della trascendenza, e quindi di elevarci verso mondi che sono al di fuori, al di là, e che elevano il nostro spirito. Quindi questo è anche il senso della poesia. Assolutamente, sì, sono d'accordo. Senti, ma io ti chiederei anche di parlare del rapporto tra scrittura, teatro e cinema, perché pure ti riguardano tanto e c'è anche un racconto che, volendo, riguarda questo tipo di rapporto. Beh, il rapporto di scrittura tra il cinema, il teatro e il racconto in sé è un rapporto molto profondo, perché comunque è legato. Varia ovviamente nella struttura. La struttura fisica di un racconto deve tenere conto del lettore che si avvicina e deve essere istruito su quello che lo scrittore sta in quel momento componendo, o che ha già composto e quindi che sta leggendo. Di conseguenza deve dare un ampio panorama, una suggestione, deve far capire, deve far vedere attraverso le proprie parole, attraverso le descrizioni, lo sfondo dove si muove il personaggio, dove si muovono i personaggi, e naturalmente tutta la trama del racconto. E questa è diciamo, il più grande affresco, se vogliamo definirlo così, per la scrittura. Mentre per la sceneggiatura, quindi per la cinematografia, e ci avviciniamo anche al teatro, la suggestione è diversa, perché lì ci sono le immagini che parlano. Quindi la scrittura cinematografica è una scrittura che deve tenere conto dello sfondo, di quanto sia importante, perché anche se si svolge tutto in un'unica stanza, cosa che ovviamente riguarda più il teatro che non il cinema, deve essere molto asciutta, molto, molto serrato il dialogo, e deve dare molto, molto più nelle immagini, deve curare molto di più le immagini che non la scrittura. Lì è molto importante nel cinema non solo la trama, ma la qualità dell'immagine, mentre nel teatro è vero il contrario, ovvero che le battute sono fondamentali, quindi bisogna essere molto più attenti non solo alla trama, ma a ogni parola del dialogo va soppesata, se possiamo usare questo termine, perché ecco, in un teatro l'azione si può svolgere, azione, tempo e luogo possono essere gli stessi, ma ci si trasferisce comunque in un mondo diverso, perché la quarta parete è il pubblico, e quindi il pubblico deve entrare in sintonia con gli attori, che a loro volta hanno un testo da cui dipendono, e sta alla loro bravura rendere
vive le parole dell'autore. E senti, c'è un racconto che quarto classificato. Non ti sento. Mi senti, Mariù? Mi senti? Mariù, mi senti? Ma mi senti? Cristo. Ecco, adesso sì, adesso sì, okay. Sei ci sentiamo. Sì, ci sentiamo. Gli inconvenienti tecnici. Dicevo che c'è un racconto dove particolarmente, un tuo racconto dove è particolarmente forte questo legame, ed è il quarto classificato al premio Ce n'è per tutti i gusti, Colazione sospesa. Ecco, mm-hmm. Ce ne vuoi un po' parlare, perché lì è tanto importante questo rapporto, questo legame? Beh, dunque, intanto perché quando tu mi hai coinvolta in questo premio, che era appunto il premio Ce n'è per tutti i gusti, mi hai detto semplicemente che si trattava di capire come la colazione potesse essere sotto tanti cieli, sotto tante prospettive, potesse essere un filo conduttore di vari racconti. E io lì per lì ho pensato alla colazione in sé per sé, che cosa può essere? E ti ho anche detto, non so se avrò poi uno spunto, perché al momento non avevo nessuna idea di che cosa potessi scrivere su questo tema, che mi sembrava abbastanza specifico, anzi era specifico, e io non avevo nessuna idea su come. Poi ti sa come, cioè non si sa come nascono queste cose, non so come un giorno ho visto una ragazza che saliva sulla metro, quindi non su un autobus ma sulla metro di corsa, e ho notato che aveva un testo teatrale, che era Il giardino dei ciliegi di Chekhov. E allora, così, sai, quelle associazioni di idee che non sai nemmeno come nascano, perché nascano e come ti vengano, ho pensato, deve essere era una ragazza molto, molto carina, somigliava ovviamente a questa protagonista, che poi, a Nina, che ho preso come protagonista per il racconto che poi è sviluppato. Io ho pensato, sì, deve essere una ragazza che studia recitazione, perché ne aveva proprio tutte le caratteristiche. Oltre ad avere questo testo, aveva anche uno zainetto al quale spuntavano dei copioni, sembrava appunto dei copioni. Quindi mi ha incuriosita e ho detto, ma vedi, questa ragazza studia Il giardino di ciliegi, ma è strano, un testo di Chekhov oggi magari è un po' meno. Poi ho pensato, ma no, perché in fondo in accademia si studiano prima di tutto i classici, poi si arriva al teatro contemporaneo e così via. Poi ho pensato, sì, se allora sei un'attrice, magari, chissà, forse è una giovane attrice, starà studiando, chi sarà, che cosa può fare? E da lì ho cominciato così a studiare un po' questo personaggio. Poi, dal momento che mi trovavo anch'io per la strada e stavo camminando, ho guardato le vetrine, e anche lì un'altra associazione di idee. Ho detto, vedi come si può essere in fondo contenti quando uno poi guarda magari delle vetrine che ti suggeriscono delle cose positive. In questo caso erano appunto una vetrina piena di pasticcini, devo dire, che, ecco, ma erano belle torte, insomma era molto invitante, era molto invogliante. E allora ho pensato, vedi, come la colazione da Tiffany, ma dico, lì non c'entra niente, perché colazione da Tiffany è tutta un'altra cosa, questo non è una gioielleria. Però ecco, da lì diciamo che sono partita, da queste due suggestioni. E quando ho pensato alla colazione da Tiffany, che aveva questo titolo, ma che in realtà poi non era una colazione, poi l'ho legata a un quadro di Renoir, che anche quella è Il déjeuner sur l'herbe, quindi non è la colazione ma in fondo è un pranzo. E poi è un'altra forma d'arte ancora, poi, che hai inserito. Esatto, l'ho messo anche un sottotesto con questo Renoir, questo bellissimo quadro, e da lì poi, ecco, è venuta la storia, e ci ho messo un po' a focalizzare tutti i personaggi, ma insomma poi
mi pare che sia, se non altro dal punto di vista della figura di Nina, sia riuscita, ecco, come punto di riferimento anche magari di tante ragazze che studiano, che fanno le scuole d'arte, ecco, non solo, sì, appunto, non solo d'arte. Si possano riconoscere infatti in lei. Ci vuoi leggere una parte di questo racconto? Sì, perché no? Posso leggere proprio l'inizio, così sì. Vediamo. Sì. Vabbè. Nina uscì insieme ai suoi compagni. L'aria gelida della notte le sferzò il viso. Si allontanò subito da sola, scontenta, a passi rapidi. Per un tratto di strada fu seguita da saluti lanciati a distanza. Poi le voci mescolate in un confuso, unico suono sfilacciato divennero inintellegibili. Parole smozzicate, frasi sovrapposte, risate soffocate, perse negli sbuffi del vento. Un filo ondeggiante di lemmi, con linguaggio dissacratorio, che ne era certa, ripercorreva le fasi disastrose delle prove effettuate nel corso dell'intera serata. Svoltò l'angolo dietro la sala che li ospitava da 15 giorni. Fuggiva dallo stanzone occupato dal rudimentale palco, invaso da grossi cavi, attrezzi, riflettori sospesi contro il fondale nero, sedie scompagnate piazzate sulle rozze tavole di legno per segnalare in un abbozzo di scenografia gli ingressi degli attori. Quella sera aveva sbagliato due, anzi no, tre entrate. Un vero record aveva sogghignato il regista, applaudendo con il sadismo che lo invadeva quando uno di loro inciampava in una battuta, dimenticava un movimento o qualunque altra indicazione di allestimento da lui fornita. Il debutto è fra un mese, ma se continui così non sarai pronta nemmeno fra un anno, aveva squittito Orazio con la vocina in falsetto che gli usciva fuori nei momenti in cui tentava di controllare la rabbia contro quella manica di incapaci alcuni freschi di diploma dell'Accademia. In primis lei, la protagonista. Nemmeno rispetti le pause del dialogo come ti ho segnalato nella lettura del copione, butti via le intenzioni. A cosa pensi? Sembrano senza senso, la voce in colore, sei meccanica. Per giunta, accusò non senza ragione, reciti sul fiato, non sostieni fino in fondo le frasi. In questo modo non arriva nulla al pubblico, solo la noia di assistere a una rappresentazione di dilettanti. Di questo passo la tournée ve la potete scordare, aveva concluso includendo tutti. Insomma, un vero disastro, una serata storta. Questo è per darvi l'idea del clima nel quale si svolgono generalmente normalmente. Non soltanto fra studenti di accademia o appena neolaureati o così via. Questo è il clima in generale. Senti, ma una curiosità, ti riconosci di più nella figura di Holly o di Nina? Ma forse nella figura di Nina, perché Holly è una figura molto, intanto diciamo che è idealizzata dallo scrittore e quindi la vede in un certo modo, poi fa parte anche di una cultura che è un po' lontana dalla nostra, da Ma questo modo sicura di... è molto particolare come figura. Sì? No, dicevo, però è molto particolare Holly come figura. Sì, infatti è una figura che a me è piaciuta molto e non a caso l'ho scelta per diciamo come alter ego di Nina. L'identificazione poi, sai, per un autore possiamo dire che in tutti i personaggi. Poi c'è quello nel quale metti un pizzico di più di tuo sentire, di tua esperienza, di tue impressioni, ma in realtà poi anche nel fornaio, per esempio, o nella mendicante che si presenta così, c'è sempre un qualche cosa che si è visto, che si è sentito e che comunque ci tocca, ecco, e quindi diciamo che in ogni personaggio c'è l'autore, piccolo o grande, a seconda. Poi riesci molto a dare spessore umano a questi personaggi.
Mi chiedevo appunto come, che percorso fai, ecco, per dare questo spessore umano, sia nella recitazione che nella scrittura, perché questo è importante, sia nella recitazione che nella scrittura, a un certo punto poi ne parli proprio nel racconto. Quanto è importante interiorizzare gli stati d'animo e i sentimenti dei personaggi sia nella recitazione e nella scrittura. Quindi diciamo che ho cercato di darle lo spessore umano di una ragazza che si avvicina ad un testo che conosce, che tutto sommato non le piace neanche molto perché lo sente lontano dalle proprie corde, ma che alla fine interiorizza, perché questo poi è il lavoro dell'attore, anche se tu non ami questo personaggio, perché a un attore può capitare ovviamente di fare qualunque personaggio, da Giulietta fino a Lady Macbeth. Allora chiaramente non puoi innamorarti di Lady Macbeth, che istiga all'assassinio per il potere, ma ti vuoi, no? E quindi allora non lo puoi amare, ecco, però lo devi capire, e quindi devi andare a cercare nelle pieghe della scrittura tutto quello che lo rende umano, perché in ogni persona, in ogni, diciamo, rappresentazione, tanto su Giulietta quanto appunto, ecco, un personaggio come può essere Lady Macbeth, c'è un lato sconosciuto che tu devi andare a trovare, a capire e a fare tuo. Perché anche se tu non faresti mai azioni deprecabili, ma devi capire che nell'essere umano c'è una dualità, se vogliamo chiamarla così, che è anche più di una dualità, c'è sempre un mister, un dottor Jekyll e mister Hyde, quindi si tratta di trovare e di scoprire questo mister Hyde che comunque c'è in te, e quindi di tirarlo fuori e di a vantaggio del personaggio che stai per interpretare. Ecco perché Nina, quando incontra quello che poi sarà il catalizzatore del personaggio, che le fa capire come può essere dura la vita di alcune persone, e quindi lei può entrare in merito alla difficoltà che incontra Holly, la figura che dovrà rappresentare, attraverso un'altra figura che la fa avvicinare in modo molto, molto semplice, molto naturale, e che lei riesce a recepire. E a quel punto è in grado di portare sul palcoscenico un personaggio di questo spessore. Ed ecco perché è importante che l'autore fornisca questi elementi non solo all'attore, ma anche al lettore, perché il lettore, per entrare nel testo che scrive, deve essere come dire condotto per mano dallo scrittore. Ecco, quindi questi sono i capisaldo, diciamo così. Eh sì, hai spiegato perfettamente, hai risposto perfettamente alla mia domanda, con un discorso interessantissimo, veramente. Ma vuoi dire qualcos'altro per salutare i nostri ascoltatori? No, penso che abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, infatti, pure di più di tutto, questo sì. Pure di più di tutto, questo mi piace, nonostante il mezzo che non è stato proprio al massimo, il mezzo tecnologico che ci è qui. No, volevo aggiungere che è molto bello, e trovo veramente interessante questo connubio che tu hai fatto in questo libro, ce n'è per tutti i gusti, perché non abbiamo detto che c'è ad ogni racconto corrisponde un codice. Questo codice che noi siamo ormai abituati a vedere, il codice che abbiamo imparato subito con il Green Pass. Allora, se voi avete il libro davanti, andate con il vostro cellulare e a inquadrare il codice, viene fuori l'intervista ad ogni autore sul testo che ha, appunto, che poi andrete a leggere. E trovo che questa unione di, possiamo dire, metaromanzo o comunque di tecnologia applicata alla pagina scritta, trovo che sia bellissimo. Io ho avuto delle perplessità, perché non sapevo se avrei saputo confrontarmi con questa nuova tecnologia, però l'ho trovata molto, molto bella, perché la carta viene affiancata dalla tecnologia, e quindi una non scavalca l'altra. Si può leggere
e si può essere nello stesso tempo coinvolti con gli strumenti che usiamo abitualmente. E questo è un risultato importante non solo per la scrittura, quindi per conservare a lungo, molto a lungo, i libri, ma anche per dare un nuovo stimolo a, non solo agli scrittori, ma soprattutto ai lettori. Magari i lettori che non sono molto abituati alla lettura adesso possono anche dire: beh, però se leggo e poi ascolto anche, posso anche divertirmi così a trafficare con il mio smartphone, con il mio cellulare o quello che sia. Beh, è un, diciamo che è un ebook che va bene, fa bene alla lettura, e noi ce lo auguriamo, vero Laura? Vero Lara? Anche, sì, anche un mezzo per avvicinare i più giovani alla lettura, perché ora nascono con questi mezzi così in mano, sono diventati bravissimi, però almeno li sfruttano in maniera intelligente, ecco. Sì, quello ci auguriamo noi, quindi di portarli verso la lettura attraverso i mezzi che sono loro più congeniali, perché sono nati digitali. Giustamente, come hai detto tu. E allora vi salutiamo. Bene. Grazie ancora, Mario. Grazie a te per l'ospitalità, grazie a chi ci ha seguito, e alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie, grazie. Buonasera.